Buongiorno a tutti. Il Gigione non si ferma più. Dopo il Fantacalcio da Gay, dopo avervi fatto il video sulla Serie B, schedine del Gigione perché oggi, domani e giovedì c'è il campionato inglese, giornatona di campionato inglese. Dovrebbe essere l'ultima giornata del girone di andata. Aspettate che controllo, perché non so se era la diciassettesima o la diciottesima. Vediamo un po', vediamo un po'. Cosa mi dice mia mai? Diciannovesima. Finisce il girone di andata con queste gare che si disputeranno oggi a partire dalle 13:30. Quindi il video ve lo metto prima ancora dei due video. Anzi, in mezzo, alle 9:30. Me lo metto in mezzo, tra la Serie B e il campionato Laghè. Perché sennò poi è troppo tardi, la partita alle 13:30 c'è la partita abbastanza interessante. Si parte subito alle 13:30 oggi con Newcastle Nottingham Forest. Newcastle che, dopo la sconfitta con Luton Town abbastanza clamorosa, vorrà assolutamente rifarsi contro un'altra squadra pericolante. Quindi direi un bel 1 Newcastle Nottingham Forest. Poi c'è la sfida salvezza, tra virgolette, tra Bournemouth e Fulham, perché ormai sono un attimino in una posizione, tra virgolette, un po' più tranquilla. 1x, voglio dare fiducia alla squadra del mare, diciamo così. Bournemouth è una città marittima in cui ci sono le scuole inglesi, no? Per chi vuole andare in vacanza, fare la vacanza studio in Inghilterra, vedevo che Bournemouth era una delle mete preferite, proprio perché c'è il mare, vai là d'estate, magari riesci a fare, tra virgolette, magari prendi la pennichella perché fare il bagno, non credo che sia molto calda l'acqua lì, in quella zona lì. Sheffield United, Luton Town, questa sì è una sfida salvezza, chi perde è perduto, tra virgolette. 1-2, ragazzi, perché il pareggio sinceramente non servirebbe a nessuna delle due. Burnley Liverpool qua metto un 2 bello secco, perché il Liverpool dopo il pareggio in casa con l'Arsenal deve ripartire alla grande e puntare a stare lì attaccato ai Gunners e cercare di mantenere un minimo di distacco con il City, che tra l'altro probabilmente salterà anche questa gara. Adesso non ho guardato come è andata, dopo ci guarderò. Vediamo se gioca intanto il City, eh? No, gioca, mercoledì sarà in campo, non so con che squadra, perché se doveva partecipare alla... però dovrebbe essere finita. Adesso non ho guardato chi ha vinto probabilmente il City, ma prima che finisca il video vado a controllare, perché non mi sono occupato del campionato, eccetera, non ho più pensato che c'era l'Intercontinentale. Proseguiamo perché lo United sfida l'Aston Villa in una sfida, ragazzi miei, da dentro fuori. Anche qui il pareggio serve a poco, sono due squadre lì al limitar del bosco, come si suol dire, perché c'è l'Aston Villa e c'è il West Ham. L'Aston Villa mi sembra sia lassù e il West Ham un po' più giù. Infatti l'Aston Villa è terzo, lo United è, ahimè, ottavo. Però battere l'Aston Villa vorrebbe dire portarsi, tra virgolette, a 8 punti dall'Aston Villa, perché adesso sei a 11. Però se non vinci neanche questa gara, caro Manchester United, ti vedo molto molto male. E qui voglio mettere un 1-2 folle, perché anche qui il pareggio è ben insipido, sarebbe qualcosa di inutile, sarebbe una sconfitta per entrambe, resterebbero lì con il cero in mano. Forse è un pareggio che potrebbe andare meglio all'Aston Villa e per il Manchester United. Non dico che è una resa per la Champions, ma poco ci manca. Proseguiamo con le gare del 27, Brentford Wolverhampton 1x, Chelsea Crystal Palace. Ragazzi, io del Chelsea non mi fido, è una sfida equilibrata, perché comunque il Crystal Palace
non è messo malaccio, anzi. No, è quindicesimo. È lì a 4 punti dal Chelsea. Però è sempre una squadra da prendere con le molle. Vabbè, rischiamo l'1, ma non lo garantisco. Everton-Manchester City 2, che ve lo dico a fa, sempre che il Manchester City non debba giocare con i ragazzini. Adesso vado a controllare, però vedendo la quota che hanno messo, vado abbastanza sul sicuro con il 2. Brighton-Tottenham, partita equilibratissima, partita tra due squadre al limitar della zona Europa. Il Brighton di De Zerbi è nono, a 27 punti. Mentre il Tottenham è quarto a 36 punti, in piena zona Champions, con il Manchester City che è lì pronto a saltargli addosso e riprendersi la zona Champions. Anche qui, ragazzi, è una partita bella tosta, bella equilibrata, eccetera. Il pareggio anche qui servirebbe a poco. Muovi sì la classifichina, ma diciamo che forse farebbe più piacere al Tottenham che non al Brighton il pareggio, perché comunque pareggi contro una squadra tosta in trasferta, eccetera. Il Brighton deve vincere se vuole avere qualche speranziella di rimanere almeno attaccato alla zona Conference League, deve battere il Tottenham. Quindi per cui 1-2 credo che sia libidine. E poi abbiamo Arsenal West Ham United. Arsenal primo dopo il pareggio con il Liverpool, è rimasto primo. Il West Ham è sesto. Non è una partita facile per l'Arsenal, però è abbastanza scontata la sua vittoria, ma non credo che vinceranno facile. 2-1, 3-2, punteggi così, o magari l'1-0 che viene fuori a fine partita, eccetera. Cioè, se no segnano subito, poi però occasioni da una parte e dall'altra, portieri che salvano. Quindi 1, ma con... Perché non ci si può esimere, o rischi l'IS 2 o giochi l'1. Quindi vado di 1 e vediamo cosa succede. Andiamo alla schedina alternativa. Newcastle United, Nottingham Forest, over 2,5, data 1,75. Bournemouth Fulham, gol, data 1,57. Sheffield United, Luton Town, gol, data 1,80. Burnley Liverpool, over. Ragazzi miei, qua il Gigione rischia. State sull'over 2,5, però il Gigione vi dice che c'è over 3,5 data 2,20. Però credo che l'over 2,5 sia vinco facile, ecco, per intenderci. Non penso che il Liverpool vincerà di misura 1-0. Penso che minimo 3 golletti al Burnley dovrebbe riuscire a farli. Manchester United, Aston Villa, qua vado di combo, ragazzi. Questa è una partita bella, divertente, scoppietta. Mi aspetto minimo un 2-1. Si parte dal 2-1 e si va in su. Quindi gol più over, come se piovesse. Data 1,74. Quindi quota anche interessante, ma non eccessiva. Brentford Wolverhampton, i Wolves contro il Brentford. Over 2,5 data 1,87. Chelsea Crystal Palace, gol data 1,88. Va in cucina a far risotto. Everton Manchester City, over 2,5 data 1,72. Brighton Tottenham, qua vado di combo, ragazzi. Altra partita, anche qui 1-2, 2-1, punteggi così minimo. Mi aspetto una giornatona bella ricca di gol. Infatti il gol più over è dato solo a 1,55, over 2,5. Poi se volete rischiare l'over 3,5 vi dico anche quant'è, però io starei schiscio su questa partita. È dato a 2,15 se volete rischiare il gol più over 3,5. E infine Arsenal West Ham United, anche qui vi dico gol. Perché il West Ham il golletto all'Arsenal glielo fa, secondo me. Data 1,88 mi sembra una quota libidine. Detto questo, ragazzoli, domani Serie B, campionato inglese.
di tutto, di più. Mercoledì campionato inglese, giovedì campionato inglese, venerdì si riparte con gli altri campionati, o meglio col campionato italiano. C'è solo quello, perché lo spagnolo riparte al 2 gennaio, il francese e il tedesco ripartono al 12 di gennaio. Il campionato inglese mi sembra che dopo questa giornata si fermi e riparta anche lui al 12 di gennaio. Comunque adesso ve lo dico subito perché ho qua la lista. La 20ª giornata, no, si gioca a fine dicembre, 30 e 20ª giornata. Quindi questo weekend c'è ancora campionato italiano e campionato inglese. E poi la prossima va al 13 di gennaio, mentre invece il campionato inglese giocano anche alla Befana. Campionato italiano, scusate. Quindi abbiamo campionato inglese e campionato italiano per tutto il weekend, quindi sia oggi, domani e dopo campionato inglese. Sabato campionato inglese, venerdì probabilmente c'è l'anticipo del campionato italiano, se non sbaglio. Adesso ve lo dico subito anche quello. Così siamo tranquilli. Sì, perché sniappete. Sì, Napoli-Monza venerdì sera, addirittura quattro partite al venerdì e le altre sei al sabato. Quindi venerdì 4 partite e sabato 4 partite. Infatti c'è Genoa-Inter venerdì sera. Quindi venerdì sera 4 partite del campionato italiano, sabato campionato italiano, campionato inglese. E vediamo se domenica 31 il campionato inglese gioca oppure no. Sì, anche il 31 loro giocano, ci sono due partite anche domenica del campionato inglese, quindi sciambola, però alle 3 del pomeriggio, perché giustamente poi lasciano liberi i giocatori di andare a festeggiare allegramente il Capodanno, anche se poi a mezzanotte a letto come Toniggio Sareso, perché sono professionisti, si vanno a letto con la topolona o col topolone, dipende dai gusti. De gustibus no disputandum, dicevano gli antichi, se non sbaglio. Anche il bronco di Riace è geloso, sei gelosito. E beati loro, che vedevo di a seconda dei gusti, naturalmente. Ognuno ha i propri, io preferisco la topolona. Poi nulla da dire se uno preferisce il topolone, affari suoi. De gustibus. È come quelli vegani, vegetariani, affari loro. Io mangio tutto, mangio la carne, mangio il formaggio, mangio il prosciutto, mangio il salame, mangio le verdure, mangio tutto, a parte l'insalata che non mi fa impazzire. Però nel caso mi dico, Gigi, o mangi l'insalata o salti il pasto, mi mangio l'insalata, anche se non mi piace, non mi gusta. Ragazzoli, vi saluto. Concludo qua la seratona del Gigione, perché francamente di video ne abbiamo fatti anche tra. Perché adesso è notte, notte, cioè, devo ancora mangiare, ho fatto il merendone tardi, quindi mangerò tardissimo. Stasera prosciuttino col pane, col grano, pane al grano saraceno. E va bene, tanto a voi non è che freghi più di tanto perché stavamo parlando di calcio. Quindi vi saluto, il video lo vedrete come vi dicevo martedì mattina alle 9:30. Vado a pappare e poi vedrò come passare la nottatona. Ciao!